Sento che i compagni mi seguono, allo stesso tempo seguo io a loro, ci diamo una mano a vicenda. Secondo me il Bologna è una squadra forte, ma quando dico forte non sono convinto. Giocatori importantissimi che hanno fatto bene in piazze importanti, gente come Di Vaio, Zalaieta, Mutarelli, Mutingai, gente importante a giocare in squadre importanti. Su questo sono un po' abituato. Sono 25 anni a Siena, ci hanno messo sempre le ultime in classifica, addirittura sul film del pallone ci hanno messo come detto. Quindi per me è un bene che i giornali ci mettano ultimi in classifica o penultimo in terzo. Dobbiamo smentire sul campo, a noi tanto alla fine è quello che ci rimane al campo, che smentire tutte queste chiacchiere. Io sono convinto, come penso che siano convinti tutti i miei compagni, della nostra forza, sicuramente c'è da soffrire, però se riusciamo tutti, ma dico tutti, quando dico tutti io intendo società, città, noi giocatori primis, a dare il massimo per far sì che il Bologna non venga criticato in questo modo. Io secondo me alla fine ci riusciremo, ci vuole un po' di convinzione. Largo, largo casa! Largo! Io sono convinto di questo, poi grazie che sbaglio, ma non credo che sbaglio perché ho visto la convinzione dei miei compagni, come si allenano, come lo spogliatoio è tranquillo. Secondo me si può far bene. Jimenez l'ho visto, ha bei numeri, sinceramente ha fatto una buona impressione. C'è un buon piede, uno che non c'ha paura, non leva mai la gamba. Io sono contento se ci possa dare una mano anche lui. Poi tutti, non solo la città, ma tutti noi giocatori aspettano Di Vaio alla fine, perché Marco con la sua esperienza, con la sua voglia, sente la maglia del Bologna sua alla fine, questa è la cosa più importante per un attaccante. Noi aspettiamo i suoi gol e aspettiamo i gol del Zalaieta, che vi assicuro che il Bologna ha fatto un ottimo acquisto e l'ho visto molto concentrato qua. Non ho mai sempre provato difficoltà a marcare Zalaieta, spero che la metta anche ai difensori avversari, che è un ottimo attaccante. Guarda, Peppe, ho avuto il piacere di sentirlo 10 minuti fa. Io ero in curva quando giocava lui. Una bella soddisfazione ci ha dato. Mi ha detto che viene a Milano a vederci, ha detto che ci dobbiamo impegnare per non ripetere il campionato dell'anno scorso. Vabbè, Peppe penso che sia stato legato anche a Bologna tantissimo, quindi ci tiene come ci teniamo tutti a fare un ottimo campionato. Incontrate? No, io quest'anno avevo vinto il Palio addirittura, in Tartuca stavo. Comunque io spero che alla prossima conferenza stampa parliamo un po' del centro del Bologna almeno, che ancora non conosco benissimo, anzi se c'è una casa che mi ha trovato perché sono l'unico che non c'ha la casa. Cerca un annuncio, annuncio, porta no, cerca la stampa.